Grazie Presidente. Allora, devo dire che sia l'assessora Margherita Gatta che anche l'ingegner Fabio Pacciani, capo dipartimento SIMU, hanno detto e spiegato un po' come sono andate le cose anche dal punto di vista tecnico, che tipo di interventi deve essere fatto su, devono essere seguiti su questo ponte. Allora, io prima di tutto voglio dire che abbiamo come Commissione convocato subito una riunione invitando tutti i comitati di quartiere che chiaramente in quel momento, come anche adesso, però in quel momento, soprattutto appena accaduta la vicenda della chiusura totale del ponte, hanno subito chiaramente alzato la loro voce per un disappunto perché due quadranti di un grosso centro abitato del municipio Sesto vengono di fatto tagliati in due. Quindi, come ho detto anche in commissione, io ho sentito subito la necessità di convocare una commissione, chiaramente sentendo sia l'assessorato che il dipartimento. E in quella commissione già erano pervenute delle prime risposte ai cittadini, perché il Dipartimento SIMU, insieme al Municipio Sesto, con il Presidente, l'Assessore ai Lavori Pubblici, con il Presidente della Commissione ai Lavori Pubblici, si erano subito mossi, erano presenti anche loro in quella commissione e quindi già da lì si è iniziato già a parlare dei vari interventi che si sarebbero dovuti fare. Cosa succede? Io capisco che chiaramente la cittadinanza è come dire, arrabbiata e voleva un intervento magari più vicino al momento in cui era accaduto che la strada chiudesse su quel ponte. Però è anche vero che noi stiamo parlando, come ha già ci ha detto l'assessore Gatta, di un ponte che chiaramente avrebbe avuto bisogno già negli anni di interventi e quindi siamo chiaramente arrivati nel momento in cui questi interventi sono ormai più necessari e non più procrastinabili. Ma per fare le cose per bene è chiaro che c'è bisogno di organizzare gli interventi. Infatti, da subito il Dipartimento SIMU si è messo in azione proprio per individuare un progetto. Da subito la progettazione per i lavori susseguenti. Da subito il Dipartimento SIMU ha studiato insieme al municipio il modo per aprire almeno ai pedoni e ai ciclisti una parte del ponte. Perché io ricordo che in quella sede, cioè in Commissione Lavori Pubblici, i cittadini avevano chiesto un percorso alternativo. Ebbene, anche questo è stato vagliato dal Dipartimento SIMU e si è visto che non era possibile, anche quello nell'immediatezza, realizzare Silenzio in aula, per favore. Prego, consigliera. Grazie. un percorso pedonale. Perché chiaramente bisognava comunque studiare la messa in opera di questo percorso anche parallelo magari al ponte interdetto. Quello che io voglio dire è che tutte le tappe sono state fatte in tempi, devo dire la verità, perché io tante volte devo essere anche critica, non dobbiamo mai perdere il senso di essere autocritici e critici. Bruciando tutte le tempistiche che certe volte è vero sono lunghe, per molti motivi, però io devo dire che sia il municipio e sia il dipartimento ha subito risposto, chiaramente il tutto anche coadiuvato dall'assessorato. Ora, come abbiamo sentito anche dall'ingegner Pacciani, siamo arrivati a un punto in cui chiaramente si aprono diversi discorsi perché sono state fatte le famose prove di carico sul ponte e
che non era possibile farle prima, perché bisognava individuare, anche questo fatto in tempi record, una ditta che lo facesse, una impresa. Allora oggi la mozione che andiamo a presentare è firmata, devo dire, da gran parte, se non da tutti, i movimenti, i consiglieri di maggioranza del movimento, e anche da parte dei Fratelli d'Italia, che però oggi non vedo seduti qui negli scranni. E noi appunto vogliamo, questa mozione l'abbiamo già presentata il 10 maggio, ma per una calendarizzazione delle sedute dell'Assemblea Capitolina siamo andati a finire ad oggi. Comunque un impegno appunto alla sindaca, agli assessori competenti, per porre in opera in tempi brevi e nelle more della progettazione e realizzazione dell'intervento di ripristino definitivo del ponte originario, un ponte provvisorio di tipo balei o similari, chiaramente il tutto nell'eventualità che il Dipartimento SIMU non riesca ad aprire questo ponte, come abbiamo visto, ad una viabilità. E infine chiediamo sempre alla sindaca e all'assessore competente di individuare le risorse economiche necessarie per fare sia appunto i lavori provvisori, che potrebbero essere la messa in opera di un ponte Bali o Silenzio similari. In aula, per favore, un attimo solo, consigliera. Sul fondo, grazie. Grazie infinite. Prego, comunque, consigliere. Comunque, appunto, come dicevo, il cercare di individuare delle somme, perché ricordiamoci che qualsiasi cosa che Roma Capitale realizza ha bisogno di una copertura economica. Allora, per quanto riguarda sicuramente i lavori di ristrutturazione, come abbiamo sentito e come ci è stato più volte confermato anche in commissione dall'ingegner Pacciani, sono lavori che sono fondi economici che vengono presi dall'accordo quadro aperto appunto per le opere stradali, come ad esempio i ponti, e quindi è un appalto aperto per chi conosce della materia. L'accordo quadro è un appalto sempre aperto, dal quale appunto di volta in volta si attinge quando ci sono dei lavori da fare, programmati e non programmati. Per questo non ci sarà da attendere, chiaramente, come qualcuno aveva paura, molto tempo, perché invece c'è un appalto già in corso. Quindi io credo che tutto è stato fatto e noi appunto abbiamo protocollato questa mozione che stiamo discutendo proprio per dare manforte a quanto verrà appunto realizzato. Grazie.